Siamo nelle Murge, più precisamente a Spinazzola, dove un avveniristico checco decide di rifiutare il reddito di cittadinanza e di aprire un ristorante di sushi. Sommerso dai debiti con i creditori alle calcagna e ripudiato anche dalla famiglia, decide di far perdere le proprie tracce e di fuggire in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un resort. Qui conosce Omar, un collega appassionato della cultura italiana, si innamora di Ijaba e stringe un forte legame con il piccolo Dudu, chiaro riferimento al barboncino di Berlusconi. Dopo 4 anni esatti di assenza dal grande schermo, il comico pugliese dunque torna al cinema con una commedia di cui ha firmato per la prima volta anche la regia. Il film, scritto a 4 mani con Paolo Virzì, infatti è orfano di Gennaro Nunziante, con il quale Checco Zalone aveva girato i precedenti 4 lungometraggi. Una mancanza, quella di Nunziante, che evidentemente ha pesato sulla sceneggiatura, fiacca e bucherellata, viste le forti lacune nella trama e nello svolgimento della stessa. La pellicola che tratta l'argomento dell'immigrazione in Europa, e anche questa volta Luca Medici, alias Checco Zalone, ha scelto un tema di scottante attualità, appare sconclusionata e mal riuscita. Non viene mai approfondita la psicologia dei personaggi e così lo spettatore non ha modo di affezionarsi o di entrare in empatia con essi, cosicché risulta difficile comprenderne le scelte e di conseguenza le azioni. Un argomento forte e diverse citazioni colte, tra cui il neorealismo con Roma città aperta, Cesare Pavese, Il tè nel deserto di Bertolucci e Mamma Roma di Pasolini, infatti non bastano a rendere più impegnato un film. E l'impressione è proprio quella che Zalone si sia cullato su una tematica importante, trascurando però la struttura narrativa, a fronte anche degli oltre 20 milioni di euro di budget spesi per la sua realizzazione. Non facciamo i conti in tasca alla produzione, ma poiché l'obiettivo della sensibilizzazione non è andato in porto, forse sarebbe stato meglio investirli in missioni umanitarie, e non ce ne vogliate per questa battuta. La maschera di Zalone si è indebolita, è cadente, non è più ben delineata se non dalla crema anti-age che in questo film usa di continuo nei vari spostamenti. Se nelle prime opere eravamo di fronte a un personaggio pungente che prendeva in giro l'italiano medio in maniera dissacrante, incarnandolo esso stesso, stavolta interpreta un ruolo non più erudito, ma sicuramente con maggiore consapevolezza di sé, da sembrare addirittura quasi saccente nella sua vanità, perdendo oltre al lato puramente ingenuo anche il cuore, un'insufficienza di caricatura che ha portato inevitabilmente al fallimento totale dell'intento satirico. Un personaggio che, come lui stesso dice, è nato per sognare e che si trova a vivere il suo African Dream, ma che ogni tanto è colto da attacchi di fascismo, tanto da immedesimarsi in Benito Mussolini. Tuttavia, il protagonista non ha mai una presa di posizione, non che ci aspettassimo risposte da Zalone su questioni sociali e politiche così complesse, e i suoi comportamenti ambigui portano il pubblico a sentirsi negativamente disorientato. Insomma, né carne né pesce, in questo caso né bianco né nero. Zalone si muove tra tribù e città africane in un territorio devastato dalla guerra civile, combattuta da milizie non definite. Il suo modello per propria missione è stato Alberto Sordi, e a questo punto non possiamo non pensare al canovaccio intessuto da Ettore Scola in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa del 1968, ma il paragone con l'attore romano non regge minimamente. In sintesi, Tolotolo concede qualche sporadica risata, ci sono a nostro avviso troppe scene cantate che interrompono il movimento degli attori sulla scena, in cui probabilmente Luca Medici ha cercato di sfoggiare le sue doti da musicista. Per il resto il film è stato anticipato da un trailer fuorviante, accusato a torto di razzismo e accompagnato da accese polemiche, ma che paradossalmente ha una qualità superiore al film stesso. Da sottolineare poi un finale letteralmente imbarazzante, da zecchino d'oro in chiave favolistica, che ha lasciato la sala praticamente attonita. L'unica nota positiva è la fotografia, che fa da salvagente in un contesto in cui Zalone voleva commuovere mostrandoci la prospettiva di un migrante in viaggio, ma che invece fa acqua da tutte le parti con una retorica banale e poco riflessiva. Sostanzialmente, quindi, Tolotolo, che dovrebbe significare solo, ma resta anche questo un mistero dato che ci sono versioni incongruenti, ha deluso nettamente le nostre aspettative, nonostante abbia già ottenuto incassi da record nel primo giorno di programmazione, ma ciò non è certamente
garanzia di valore. Parliamo da estimatori di Checco Zalone, questo sia ben chiaro, e non ci auguravamo, magari come qualche critico con la puzza sotto il naso, un suo passo falso, avendo apprezzato i precedenti quattro lavori, la trilogia meteorologica con Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, oltre al più riuscito di tutti, Quo vado. Indubbiamente, per concludere, Tolo Tolo, che inizialmente doveva intitolarsi L'amico di scorta, e anche questo non sarebbe stato un nome molto chiaro, è il peggior film della sua carriera ed è quello che ha diviso di più l'opinione pubblica. E a questo punto ci chiediamo se abbiamo assistito al raggiungimento della sua piena maturità artistica oppure all'inesorabile declino di un comico che, come è successo ad altri maestri della risata, tra cui il trio Aldo Giovanni e Giacomo, Pieraccioni e ancora, guardando al sud, Salemme, ha esaurito la sua vena di ispirazione chiudendo un ciclo durato 10 anni.